Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 29 di Motor News. In questi 24 minuti dedicati al mondo dell'auto vedremo nuovi prodotti di due case tedesche, le due case tedesche di lusso, Mercedes e BMW. Vedremo anche il servizio che riguarda Peugeot, che ha vinto un nuovo titolo di costruttori in rally nel campionato italiano con Paolo Andreucci, e infine la consueta prova su strada, in questo caso con la Mitsubishi Space Star che abbiamo provato insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. Quindi iniziamo subito in questi minuti dedicati al mondo dell'auto, dedicati al mondo dei servizi, dei veicoli e dei nuovi prodotti, con la nuova BMW X5. Vediamo. La BMW X5 è il modello fondatore della categoria delle Sports Activity Vehicle, SUV, e leader del segmento di mercato di appartenenza, è alla terza generazione, definendo nuovi parametri di riferimento con un design dinamico, offrendo un lussuoso comfort di viaggio, versatilità moderna e un piacere di guida combinato con l'efficienza. Il design caratteristico della carrozzeria è stato sviluppato seguendo un approccio evolutivo. Sezione frontale muscolosa con unità di fari circolari sdoppiati che si estendono fino al doppio rene, mentre come optional ci sono le luci adattive a LED. La silhouette della nuova BMW X5 è slanciata ed elegante, presenta delle nervature marcate nella zona dei passaruota dalla sagoma atletica, linea a orientamento orizzontale e superfici tese nella coda e nuovi elementi integrati armonicamente nel linguaggio formale ottimizzano l'aerodinamica. Il SUV della casa di Monaco di Baviera prevede nuove offerte di personalizzazione come il Design Pure Experience e pacchetto M Sport con possibilità di combinazione di equipaggiamenti esterni ed interni quasi illimitate. Negli interni ora c'è una maggiore abitabilità in un ambiente ordinato e di lusso, dove spicca la tipica posizione di guida rialzata e la plancia porta strumenti posizionata bassa, con andamento delle linee ad orientamento orizzontale che trova la propria continuazione nei pannelli interni delle porte e superfici decorative supplementari. Aumentata versatilità degli interni grazie allo schienale del divanetto posteriore ribaltabile e divisibile nel rapporto 40-20-40, mentre ora il volume del bagagliaio è da 650 a 1070 litri con comando automatico del cofano del bagagliaio di serie. Il lancio sul mercato avverrà con tre motorizzazioni: BMW X5 X-Drive 50 AI, con nuova generazione del propulsione a benzina V8 da 450 cavalli, BMW X-Drive 30D con diesel 6 cilindri in linea rivisitato con potenza di 258 cavalli e l'automobile BMW M Performance BMW X5 M50D con motore diesel 6 cilindri in linea con tripla sovralimentazione in grado di erogare 381 cavalli. Nel dicembre del 2013 la gamma di motorizzazioni verrà completata con la BMW X5 X-Drive 40D, la BMW X5 X-Drive 35 AI, la BMW X5 X-Drive 25D e la BMW X5 S-Drive 25D con emissioni di CO2 di solo 149 grammi per chilometro. Grazie all'ottimizzazione del peso, al perfezionamento del convogliamento dell'aria ai motori e al cambio automatico, 8 rapporti dal rendimento particolarmente elevato offerto di serie, nonché alle nuove misure della tecnologia BMW Efficient Dynamics per una riduzione coerente del consumo di carburante e delle emissioni, la funzione start-stop automatico, il modo Eco Pro con modalità di guida sailing e Preview Assistant. Tutti i modelli soddisfano già la norma antinquinamento Euro 6. Questa normativa viene rispettata grazie anche alla nuova progettazione dell'asse anteriore, il maggior comfort acustico e di guida, il servosterzo elettromeccanico in tutti i modelli con il tasto di selezione della modalità di guida come Optional Active Steering, nell'ambito dei pacchetti di assetto Comfort, Dynamics e Professional della taratura specifica dello chassis, l'asse posteriore con ammortizzazione pneumatica. Ammortizzatori adattivi, stabilizzazione attiva, antirullio e assetto adattivo M.